Alessandro Arcangeli, il nostro amico Alessandro Arcangeli di YouTube, ci chiede come fosse internet, come fosse il web prima degli attuali Facebook, YouTube, Twitter, cioè probabilmente da prima del 2005 del 2006. Io ho avuto internet dal 2000 oppure dalla fine del 99, quindi posso parlare per quella che è stata la mia esperienza. Io ho avuto internet il primo periodo con il modem di 56 kilobyte, no, kilobit, kilobit, quello che si azionava e faceva. E ti occupava la linea telefonica, per cui i più fortunati avevano una seconda, una terza linea telefonica e gli altri si arrangiavano. Allora io cercavo di utilizzare i gruppi Yahoo, però non sapevi chi si iscriveva. Poi tu mettevi nelle cartelle il materiale, audio, video, documenti. E tutto il mondo poteva scaricare quello che voleva, poteva guardare quello che voleva, ma tu non avevi il controllo di quello che succedeva nei gruppi Yahoo. Poi c'erano i gruppi Messenger anche, che non so se credo che ci siano ancora questi gruppi Yahoo e Messenger, ma non era lo stesso che le reti sociali tipo Facebook, quello che è stato Google Plus, quello che è stato Orkut, un'altra esperienza di Google, Twitter. E anche YouTube è un social media. Lì andavi alla cieca. Io mi ricordo che anche ho voluto partecipare di IRC, il chat online, con l'applicazione per computer MIRC. Entravo in una sala di chat e non sapevo chi c'era, tutti pseudonimi strani, alfanumerici, e poi che parlavano in gergo. Non si riusciva a capire di che parlassero, a volte non sapevi se era un utente clonato oppure era realmente una sala vuota, a volte non potevi chattare, oppure nessuno ti filava. Quindi ho utilizzato la cover di IRC, MIRC, e non sapevo mai come utilizzarla. Questa è la verità. È stato così. Non è stato facile all'inizio. Poi c'era chi utilizzava P2P, peer-to-peer, o Kazaa per scaricarsi video, film, audio di musica. Adesso non è più necessario perché con Vevo di YouTube puoi ascoltare e scaricare la musica che non lo puoi, non lo devi più fare clandestinamente come prima. Quindi, caro Alessandro Arcangeli o Arcangelo, la nostra vita è cambiata moltissimo con gli attuali social media, perché a parte avere un internet più veloce alla portata di mano, il wifi, la DSL, la fibra ottica, che io non ce l'ho, ma Facebook è molto più fluido dei gruppi Yahoo e Messenger. Tu prova ad andare in MSN, MNS e in Yahoo e prova a vedere come funzionano ancora oggi i gruppi Yahoo. Vedrai la differenza abismale che c'è tra come si utilizza Facebook e come si utilizzavano i gruppi di quando io ho iniziato a utilizzare il web dal 2000 al 2010. Adesso vi lascio, l'applicazione arriva al limite dei 5 minuti e così ho evaso questo argomento su due piedi, ne ho solo due. Ciao ciao.